Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Machine, è mercoledì, è giornata di novità, ma non sono tantissime a sto giro, al 99% perché comunque la settimana prossima riceveremo la versione 3.0 del gioco e lì dobbiamo attenderci grosse novità e non necessariamente solo quelle che già ci hanno più o meno annunciato. Vi ricordo che con la versione 2.0 un po' così dal nulla erano saltati fuori Zenkai e Stelle Rosse, quindi paura raga. In ogni caso parliamo di quello che abbiamo qua oggi in game, Zenkai Awakening di Super 17, ce lo andiamo a vedere, e inoltre un nuovo banner che potrebbe attirare molte persone, un Legends Ultimate Pickup particolare, molto particolare, che giocherà coi sentimenti di tanti. Quindi raga, non cascateci, ve lo dico subito, non cascateci, ma andiamo a parlare di tutto quanto. Prima di cominciare però vi chiedo gentilmente, come al solito, un like sulla fiducia per il supporto, e dopodiché se siete nuovi del canale vi invito anche caldamente a premere su quel tasto iscriviti per non perdervi nemmeno uno dei prossimi contenuti che andrò a pubblicare e per avvicinarmi, per darmi una mano verso il raggiungimento dei 25.000 iscritti. Detto ciò, raga, andiamo a vederci tutte le news. Sigla! Ok, cominciamo col pezzo più sostanzioso, per così dire, dell'update, ovvero lo Zenkai Awakening di Super 17. Primo personaggio GT in assoluto a ricevere uno Zenkai Awakening, ma tuttora spoiler, il team GT è inutilizzabile, ma di base lo sarebbe stato dopo qualsiasi primo Zenkai, indipendentemente dal personaggio e indipendentemente dal livello di rottura. In ogni caso andiamo a vedere com'è sulla carta. L'ho portato a Zenkai, l'ho messo al livello massimo e ve lo paragonerò pian pianino con il buon 16 Zenkai, che è sempre un tank, è sempre un android, è sempre verde, è praticamente il personaggio perfetto per andare a fare un paragone. Quindi Super 17, statisticamente non siamo messi male, 1.056 di power level generale, 2.076 per gli HP, 255.000 di strike attack, 191 di strike defense, 277.000 di blast attack e 190.000 di Blast Defense. Rispetto ad Android 16 siamo messi meglio praticamente su tutto raga, specialmente le Blast, che come potete vedere qua lui c'ha una linea retta che congiunge Power e Blast Defense, le Blast non pervenute proprio. Mentre Super 17 come potete vedere è molto più tondeggiante come personaggio statisticamente parlando. Main Ability, riguardiamo la pre-Zenkai, ci pescavamo l'Ultimate e mettevamo un più 50% di Blast Damage inflitto per 20 timer count. Ora, dopo lo Zenkai Awakening, ci peschiamo sempre l'Ultimate, recuperiamo il ki di 40, molto bene perché almeno possiamo spararla, e più 50% uguale a prima di Blast Damage inflitto per 20 count. Ieri speravo che questo più 50% di Blast Damage potesse diventare di danno extra su tutto, o che comunque gli aggiungessero un danno extra magari direttamente sull'Ultimate. A quanto pare purtroppo non hanno fatto né l'una né l'altra cosa. Unique Ability numero 1, forma base, i seguenti effetti si attivano quando il personaggio entra in battaglia: riduciamo il danno ricevuto del 30% per 10 count, più 30% di Blast Damage inflitto per avversario sconfitto per 15 count, e più 20% di danno inflitto ogni volta che questo personaggio sconfigge un avversario. C'era abbastanza da piangere raga con questa prima unique ability. Vediamo se sei un po' tirato fuori dalla melma. Allora, abbiamo subito a gratis un più 20% di danno inflitto extra per 15 timer count appena entriamo in battaglia. Questa è una news e gli serve come il pane. Riduzione del danno del 30% per 15 count, li hanno aumentati di 5 count. Abbiamo sempre il 30% in più di danno extra per avversario sconfitto per 20 timer count, e sempre un 20% di danno inflitto extra ogni volta che Super 17 andrà a eliminare un avversario. Ma finalmente il buff sarà non cancellabile, prima era una barzelletta raga, che già era difficilissimo raga riuscire a far fuori qualcuno con questo personaggio perché di danni non ne aveva, almeno finché non morivano avversari, e in più rischiavano di debuffarvi tipo un timer count dopo essere riusciti finalmente a uccidere qualcuno e buffarvi.
Ok, prima Unique Ability abbastanza migliorata, non ha fatto chissà quale salto di qualità, ma è migliorata nel complesso. Seconda Unique, riguardiamo anche questa in forma base. Questa prima parte è praticamente il cover change, assorbiamo le Ki Blast avversarie o anche le special move, quelle energetiche quando entriamo in cover change, e i seguenti effetti si attivavano quando si attivava appunto l'assorbimento, la barriera. Recuperiamo gli HP del 10%, riduzione del danno ricevuto del 30% per 5 count. Questo era veramente inutile e ne ho parlato per un sacco ieri in live. Più 20% di danno inflitto per 20 count e riduzione del chi avversario di 50. Inoltre, quando il personaggio era in battaglia, i seguenti effetti si attivavano agli switch dell'avversario. Ci pescavamo una carta verde per 3 volte e infliggiamo a tutti gli avversari un più 10 di costo per 10 timer count sulle strike. Scomoda come cosa. Zenkai. Come è cambiato il cover change? Recupero degli HP del 10%, riduzione danno del 5 timer count. Identico praticamente. Questo non serve, raga. Questo non serve a nulla. Perché praticamente se voi entrate in cover change attivando la barriera, che è l'unico motivo per la quale si attiva questa restante lista di abilità, voi non siete nella combo avversaria. Di conseguenza, perché dovrei avere una riduzione danno per 5 timer count, che probabilmente non ci entrerò nella combo avversaria per questi 5 timer count? Cioè, tenderei a startare io una combo in quel momento, visto che gliene ho appena bloccata una. Quindi raga, questa mi resta un'ability non troppo utile. Se magari qualcuno ci vede un'utilità, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Più 30% di danno inflitto per 20 count, che sale di un 10% rispetto a prima. Distruggiamo a caso una carta dell'avversario, buona come cosa, e riduzione del chi sempre di 50. Mentre la seconda parte dell'ability resta praticamente invariata. Unique numero 3, applichiamo i seguenti effetti noi stessi in base al numero di timer count che sono passati con il personaggio in campo. Dopo 3 count ci recuperiamo 40 di ki. Dopo 5 count infliggiamo all'avversario un attribute downgrade del più 15% di danno ricevuto per 20 timer count, e dopo 10 count infliggiamo a tutti gli avversari un attribute downgrade del più 10% di danno ricevuto per 15 count. Ok, solitamente questa non è un'ability che mi piace più di tanto sui vari personaggi, ma c'è da dire che questo super 17, al contrario di tanti altri, è capacissimo di stallare, perché tra carta verde e altre cose infami è ben capace di far passare 10 timer count in campo. Quindi ci sta, raga, ci sta come terza unique. Quarta e ultima unique ability, applichiamo i seguenti effetti a noi stessi quando l'attacco avversario è finito. Questo vuol dire fine combo o anche semplicemente un blastino, un pugnetto, tutto questo vi attiva questi buff. Recuperiamo gli HP del 10%, purtroppo unicamente per 3 volte. Più 15% di danno inflitto non cancellabile che si stacca fino a 3 volte, quindi ci guadagniamo un più 45% di danno inflitto extra e meno 3 di costo per le blast, anche questo non cancellabile e che si stacca per 3 volte, facendo scendere il costo delle blast di 9 praticamente. Quarta unique ability tiene in piedi il personaggio e gli fornisce delle super potenzialità. Raga, mi gusta come kit. Anche qua non siamo davanti a nulla di rotto, ma come era prevedibile, essendo anche un tank principalmente, è un personaggio scomodo, tankoso e che adesso è in grado anche di fare qualche danno, cosa che prima assolutamente non poteva fare. Continuiamo comunque l'analisi. Carta rossa e carta gialla, nulla da segnalare. Special move sono major impact damage come prima praticamente, più 25% di danno inflitto per 15 count all'attivazione, non è cambiato nulla. Ah no, ok, prima era solo blast damage, ora è danno inflitto su qualsiasi genere di cosa. Carta verde identica al suo cover change praticamente, lo era prima e lo è anche adesso con le migliorie che abbiamo visto. Di conseguenza, più 30% di danno inflitto per 20 count su tutto quanto. Distruggiamo a caso una carta avversaria e gli riduciamo il ki di 50, oltre a un recupero HP del 10% e alla riduzione danno per i prossimi 5 timer count del 30%. E chiaramente, ripeto, assorbiamo i Ki Blast, assorbiamo le special move energetiche, quindi la Kamehameha, sì, una mossa dell'avversario che vi viene incontro e vi tira un pugno in pancia tipo Bardock, non l'assorbite. E so che forse non vi capiterà mai, ma nel caso ci abbiate contro personaggi con i mitra o con le pietre, tipo vedi Mr. Satan o Lunch Bulma,
ecco, non assorbe nemmeno quel genere di colpi. Ultimate, sono Massive Impact Damage, cancelliamo i buff effect dell'avversario all'attivazione, raga, e questa è tanta roba, perché i buff effect, per chi non lo sapesse, non sono tipo più danno e quelle robe lì, ma è una cosa che solitamente la peggiore che vi trovate contro è questa, immunità a tutte le abnormal condition, e voi praticamente glielo levate semplicemente attivando la ultimate. Dopodiché i seguenti effetti si attivano quando colpiamo l'avversario e si attivano su tutti gli avversari, però anche quelli in standby. Infliggiamo a tutti quanti un più 10 di costo per le strike per 20 count e 100% di chance di infliggere paralisi a tutto il team avversario, raga. Ci piace, non è bello da subire, ma ci piace da fare. Zenkai Ability, come ci avevano anticipato su V-Jump, andiamo a buffare i personaggi verdi e GT del 35% per entrambi gli attacchi e del 40% per entrambe le difese. La sua Z Ability resta ottima in quanto un più 35% per entrambe le difese per Android e GT, e questo, raga, era il personaggio e mi gusta, scommetto che sarà cancerogeno da affrontare, sarà veramente cancerogeno da affrontare. Sarà meglio di 16? Secondo me sì, tranquillamente sì. Meglio della 21 Good, un attimino situazionale come cosa, in quanto lei c'ha il cover rescue, c'ha le varie possibilità di flashare con le carte verdi, c'ha un ultimate che locca, c'ha parecchie frecce nel suo arco per potersela contendere con lui. 16 secondo me è quello che viene rimpiazzato tranquillo proprio, potenzialmente poi bam, va pure a Zenkai buffarlo, quindi sputateci sopra. Ora passiamo al banner del bait assurdo, Legends Ultimate Pickup, raga, con dentro Gogeta Blu e Goku Ultra Istinto, così, uno di fianco all'altro. Che il banner in sé non è neanche male, devo dirlo, è per questo che è un vero bait, è per questo che è un vero e proprio bait, perché ci sono all'interno appunto Goku Ultra Istinto e Gogeta Blu, dove un boato di gente, magari nonostante questo personaggio a 2-3 stelle non sia al massimo, è comunque desideratissimo perché è Gogeta Blu e perché comunque da un numero decente di stelle, raga, fa il suo, fa decisamente il suo. Goku Ultra Istinto idem, è un personaggione mega hype quando è uscito e la gente continua a volerlo, giustamente, perché è una branda di personaggio. Piccolo ha ricevuto uno Zenkai abbastanza di recente, è molto buono, e dopodiché abbiamo Super Vegito e Goten, che sono senza dubbio i Legends Limited più vecchi presenti in gioco a non aver ricevuto ancora uno Zenkai, quindi uno di questi due immagino che possa essere uno dei prossimi a riceverlo. Mentre passando al lato sparking normali ci abbiamo Frieza, che non è mai tornato dal suo banner e che è una bomba a mano di personaggio. Jiren è sempre un ottimo PG. Questo Vegito ha fatto il suo, diciamo, ma semplicemente perché esiste lui, altrimenti sarebbe tuttora l'unico giallo giocabile nel Fusion. E a stelle alte è comunque un buon personaggio. Bergamo, sapete che lo amo. La 21 Good, anche lei, primo ritorno in assoluto, ed è un ottimo PG. Kefla, non dobbiamo discuterne proprio. Ciampa e Vados, altri due ottimi sparking. E c'è pure l'unico personaggio pullabile che mi manca. Ok, devo andare all'in. No, scherzi a parte, raga, il banner, lo ripeto, non è male, questo il problema è che ti invoglia veramente tanto a pullare questo banner. Dopodiché è una step up abbastanza tranquilla, nel senso che abbiamo 1, 2, 3 step a 1000 cronocristall 1 per 10 personaggi senza nessun genere di bonus, e abbiamo il quarto step sempre per 10 personaggi a gratis, e dopodiché si torna al primo step. Quindi nessun genere di ticket strano, nessuno step con rate differenziati, ma comunque i personaggi al suo interno, soprattutto loro due, che però rappresentano uno 0.75% di chance, sono molto profumati. Sta di fatto che questo banner qua, per come è strutturato, per quello che ci stanno proponendo, ovvero i due Legends Limited più richiesti in assoluto ultimamente nello stesso banner, raga, qua dovete annusare la puzzetta di prossimo banner grosso in arrivo, magari non la settimana
settimana prossima, ma magari tra un paio sì. Quindi, ripeto, se avete poche Chrono Crystal, raga, non chiedetemi nemmeno devo pullare, no. No, non fatelo, non fatelo. Anche perché sta settimana c'è poco da farmare, quindi non fatelo, raga. Per concludere, carrellata veloce delle news, abbiamo altre medagliette dei 1000 giorni, quindi finalmente potremo arrivare a prendere le 1000 Chrono Crystal da questo exchange shop. E inoltre continuano a darci queste come login bonus, che raga sono oro se vi servono materiali per possibili Zenkai o materiali in generale. Dopodiché, nuova scout battle per gli sparking, interessante, perché abbiamo questo stage qua con Demon King piccolo molto molto buono, questo stage qua che fa veramente cacare, e questo stage qua con Trunks. Ottimo, è un personaggio Zenkai da tier Z altissimo, se non quasi god. Quindi nel caso non ce l'abbiate a 7 stelle, fate questo stage tutte le volte che potete. E questo onestamente non saprei se possa essere un mezzo indizio per un prossimo Zenkai di uno di questi personaggi, tipo Bojack o uno di loro due. Però per il momento è proprio lo stage dell'inutilità, visto che sono tutti PG morti, morti, morti in ogni caso. Reset delle avventure, tutto uguale come al solito, reset della Zenkai Ultra Space Time Rush, dove purtroppo a sto giro non hanno aggiunto praticamente nessun nuovo Zenkai, ma al tempo stesso se volete completarne uno non vi bastavano questi due reset che hanno fatto, quindi vabbè, vediamo se aggiungeranno qualcosa magari così nel mezzo la settimana prossima, o comunque mi aspetto quasi sicuramente un aggiornamento dei personaggi con il prossimo reset effettivo. E visto che ogni tanto mi chiedono consigli sui personaggi che valga più o meno la pena fare, tralasciando questo Goku qua che ormai lo sanno pure i muri che è da fare, i vari Legends Limited dove è partita a dargli importanza da Gohan, Chitku e dopodiché Goku Super Saiyan 3, escludendo questa roba qua, vi dico, i personaggi migliori in assoluto sono Fat Buu al primo posto in assoluto, e dopodiché Gohan Super Saiyan 2 pur. E al terzo spot ci aggiungerei anche Broly Super Saiyan Verde, che non è ai livelli di questi altri, ma è comunque parecchio utile in determinate circostanze. E per concludere, update dell'exchange shop del Rare Medal, dove praticamente hanno inserito una sezione eventi dove potrete acquistare le Rising Soul e le Super Soul praticamente di tutti i vari personaggi free to play rilasciati dal gioco. Quindi non le Z Power per stellarli, ma Soul e Super Soul per poterli Soul boostare. Quindi se magari avete qualche personaggio free to play che non siete riusciti a Soul boostare completamente perché richiedeva troppe energie poter farmare le sue Soul e Super Soul, tipo per me Gotenks della Legends Road, ora avete la possibilità di farlo semplicemente scambiando le Rare Medal, che fino ad ora non servivano praticamente a nulla, quindi una mezza win. E news che vi aggiungo io, purtroppo Goku Super Saiyan 3 Zenkai non è ancora ritornato. Apparso per la prima volta il 21 ottobre, non si è mai più visto. T'aspettiamo, campione. Fatemi sapere la vostra riguardo a Super 17 Zenkai e questo banner Legends Ultimate Bait. Io vi mando un bacione a tutti e ci vediamo nel prossimo video.